Ciao a tutte e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo Le Martinos. Allorissima! Video di oggi, ci vedete sempre truccate e vestite uguali perché stiamo approfittando per girare un po'. Sì, perché siamo state molto impegnate, poi anch'io di solito il sabato che giriamo mi dovrò assentare quel sabato e quindi non riusciremo, allora ci stiamo mettendo avanti. E qua c'è un sacco di roba e quindi io non riesco a stare in inquadratura. Benissimo, benissimo. Partiamo alla grande. Ok. Allorissima, video di oggi è una video richiesta. Salutiamo Emma The Witch per questa richiesta. Ciao. Grazie. Ed è un video aggiornamento inerente il tag delle nostre palette intonse. Se ve lo siete perso un video di un po' di tempo fa, lo lasciamo qua nelle schede, quindi è giù in info box, quindi andate a recuperarlo, perché questo è l'aggiornamento. Esatto, quindi là c'è scritto, là ci sono le palette che non avevamo toccato, noi faremo vedere quelle che ancora non abbiamo toccato dal vecchio tag, e faremo vedere anche quelle nuove che non abbiamo toccato, perché nel mentre ci sono anche delle nuove palette che non abbiamo toccato. Esattamente. Ma non ci saranno le nuovissime, quelle che avete visto nell'ultimo video haul. Quelle ancora non le abbiamo inserite perché sono proprio freschissime. Esatto. Bene, allora, andiamo avanti rispetto a quelle che la volta precedente io non avevo toccato. Allora, la volta precedente io non avevo toccato delle palette che continuo a non aver toccato. Adesso non sono stata brava. Allora, la prima c'è le mano a lei, puoi farla già vedere, la Biba. Io ancora la Biba non mi sono trovata ad utilizzarla. So che ci sono ragazze che ci seguono che si staranno mettendo le mani nei capelli perché la Biba è bellissima ed è vero, ma purtroppo ancora a me, non so perché, non mi viene da prendere. Poi magari il giorno che la prendo in mano sarà amore. Poi, quale altra non ho toccato? Questa di Huda, ancora così com'è. Facciamole vedere anche dentro così. Sì, ma molte sono mie. No, questa è mia. Sì, lo so. Questa posso far vedere perché è mia. Poi, queste due della Wild, ancora, mi piacciono da morire. Ve le faccio vedere dentro solo per i colori, ma sono sue, quindi le vedrete toccate, ma non sono mie, in quanto io non le ho toccate. Ed è una, così gliela restituisco già. Ed è due. Questa è tua? Sì, l'ho usata però. Poi, a dispetto di quello che può sembrare, l'ho usata. Queste due io le tolgo da questo tag definitivamente, perché queste so che non le userò mai, in quanto le tengo solo esclusivamente da collezione. Quindi le ho comprate perché ha il mio animale preferito e il nostro animale che abbiamo sempre in casa, che è il gatto, però queste non le toccherò, quindi questa è ufficiale, non, anche se dovessimo fare degli altri aggiornamenti non le vedrete. Poi, cosa non ho toccato? Questa, bellissima, però ancora intonsa, prima o poi la aprirò, la toccherò perché è bella, ancora c'è la carta anche incollata, proprio è nuova, questa è nuovissima. Quale non ho toccato ancora? Questa qua, Ursula, anche questa no buono perché è nuova. Mai toccata, peccato perché mi piace, però non sono una brava persona in queste cose. Poi, adesso questo è il mio vecchio, quindi tutto sommato ci sarebbe anche questo di suo vecchio, che però è la palette dei Villains di Colourpop, la Misunderstood, che ha dato a me. E io, questa qua, vabbè, la vedete così perché alcuni erano stati ripressati, questa io non l'ho ancora toccata, quindi io la metto ufficialmente nel passaggio tra lei e me e anch'io non l'ho toccata. Quindi tutto sommato potrei anche essere stata quasi brava sulle vecchie. Sì, ne avevi tantissime. Ma adesso tanto non si... cioè, lasciamo stare, via che si va con le nuove. Allora, parti tu, ne hai tantissime. Parto io. Allora, quale non ho toccato? Questa qui di Catrice, la coniglietta. Questa qua l'ho comprata più che per i colori perché c'è la coniglietta. Ed è questa qua che tra l'altro è molto bella. Sì. Adesso specchierà la pellicola, ma la pellicola è nuova, non l'ho tolta, non la tolgo finché non la uso, così non faccio partire neanche il Pau. Poi, quale non ho toccato? La Gemini. Dai, Cara Cosmetics,
Questa è bellissima, mi piacciono tanto le palette di Cara, speriamo che prenda piede prima o poi in Italia, perché Cara, ricordiamo che sopra i 100 euro non si paga né 100, sì, 100 dollari non si paga né dogana né spese di spedizione, quindi, ed è praticamente uguale a Colourpop. Un po' meglio forse, secondo sì, me. Sì, un po' meglio, esatto. Un po' più pigmentata. E anche i matte si sfumano di incanto, quindi... speriamo che prenda piede, insomma, la stiamo tra virgolette sponsorizzando senza avere sponsor, cioè, sì, sì. Quindi... sponsor not sponsor, esatto. Poi vado io, dai, ne dico uno anch'io. Questa, io sappiate che ve la metto, ma è molto probabile che non la toccherò mai, quindi ve la metto ma ve la tolgo anche subito dal tag, perché è la palette delle Principess Essence che mi ha regalato lei. Principess Essence? Delle Principess Essence, della Essence, ed è Mulan. Io questa non l'ho mai toccata, ma è molto probabile che non la toccherò. Ah no, non è vero, sto guarda, l'ho usata una volta. Sei sicura? Guarda, no. Il ventaglio, oh, secondo me è strano. Guarda, è toccata. Mm-hmm. Anche questo. Mm-mm. Niente, ve la tolgo subito. Perché l'ha usata? L'ho usata e quindi, però non la userò più, perché mi dispiace rovinarla, perché di Mulan è la mia principessa. L'ha usata ma non la usa. L'ha usata ma non la userò mai più. Sono aperta un dito, vabbè. Quindi, non è vero, non c'è Mulan. Ok, invece è tutto vero. Le gaffe, perché non mi ricordavo di averla usata. Poi, vado io. Vai tu. Questa qua me l'ha regalata lei. Questa è la mia. La Prelude è sempre sua, però l'ha regalata lei, ma io ce l'ho. Questa la vedrete usata, ma la mia è nuova, intonsa. Devo usarla, è bellissima, bisogna che la uso. Mm-hmm. Il mio autorimprovero. Vai. Poi, dopo varie vicissitudini, ed è tipo la terza volta quindi che giro questa parte. Ormai sei per stanchezza e spegnere. Sì. Avocado Toast. Mi sono accorta, grazie al video, quello delle palette verdi, che questa io avevo usato la sua, non la mia, ed è bellissima, quindi la devo assolutamente usare. Poi, altro palette che io non ho usato, per cui giustamente vengo rimproverata, è questa Cash Beauty. Questa dovevo utilizzarla, ma cattiva me che non l'ho utilizzata. Se vedete, sono le sue, quelle che abbiamo in comune sono sue. Bellissima, questa assolutamente, questa parola del giorno. Questa anche nella Limpo, perché è veramente qualità made by Mitchell. Per intendersi, per chi ce l'ha. Quindi cattiva me. Poi, vai. Poi, palette in comune che non abbiamo utilizzato è questa Colourpop Super Kick. Questa io la devo aver solo swatchato tipo uno o due colori al massimo, ma nessuna delle due l'ha usata. Palette che non ho mai utilizzato ed è bellissima è Latitude Academia. Questa è una palette che abbiamo fatto un video, siccome è il dupe con qualche colore in più, della Kaleidos Flower Punk, è bellissima, da mettere in mezzo anche questa. Poi, palette, vai tu con la singola e poi facciamo vedere, okay, le comuni. Ok, vado con la singola. Altra singola che non ho utilizzato è la Serendipity. Questa qua adesso è finita anche di nuovo sold out. Di Cosmic Brushes. Cosmic Brushes. Finisce, non è un'edizione limitata, ma va perennemente sold out. Guardate, perché che meraviglia. Quindi da utilizzare assolutamente. Sì. Se te la distruggo mi uccide. Dammi, se vuoi faccio io. Sì. Poi vado a far vedere quella intanto. Sì. Altra palette che non abbiamo utilizzato e non capiamo perché, in quanto ci piaceva tanto e insomma è stato colpa o merito, sì, di Antonella Paglino, che ci avvisò su Instagram che era in sconto al 50%, quindi noi quella mattina lì andammo subito a comprarla, è questa qua di Morphe, bellissima, si chiama Artistry Palette. Qualcosa, sì, Artistry Palette, brava, bellissima, molto bella. Quella di Topolino, sì. Io ho solo svuotato un paio di colori, poi non ho usato, quindi è annoverabile tra le non usate. E in ultimis? Ultima, che non abbiamo usato, ma qua c'è stata anche richiesta da alcune ragazze e lo faremo il prima possibile, prima che non venga più rivenduta. Ricevuta all'interno della box di Beauty Bay, quella mystery box, la Jade by Beauty Bay. Palette magnifica, mai usata, neanche svuotata. La utilizzeremo sicuramente perché ci hanno richiesto un video.
Bene, direi che a posto. Dovremmo aver effettivamente finito. Bene, è arrivato anche a registrare tutto così. Sì, perché... sì, continuavo a interrompere, ma era colpa nostra, cioè non ci eravamo accorti che la memoria della card era piena, quindi comunque si è risolto. Bene, noi con questo è tutto, vi ringraziamo, grazie di esserci, di essere sempre come siete, grazie infinite perché ci date la carica, siete sempre ultra gentili, carini nei commenti, garbati, cioè nulla da dire, assolutamente. Ci teniamo sempre a ringraziarvi perché per noi è il minimo assoluto che vi meritate e che vi, insomma, ci sentiamo di darvi, non so se l'ho detto bene, scusatemi, ma anche l'orario inizia ad essere abbastanza di quelli che vai verso la scemaggine acuta da parte mia. Bene, poi adesso devo coordinare parola e bocca, via. Parola e bocca, e gesti, parola e movimento, vai, coordinazione. Bene, se qualcuno non fosse spaventato da due stonate allo sbaraglio e volesse anche iscriversi, noi assolutamente gioia nel cuore, una sfollicciata in su se il video vi è piaciuto, attivate la campanella se volete evitarci o rimanere aggiornati e un commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente. Noi vi mandiamo un mega gigantissimo bacio e speriamo di rivedervi in un prossimo video. Ciao!